rinasce a nuova vita l'antica via Francigena. Oggi l'inaugurazione a Lucca col ministro per i beni culturali Dario Franceschini. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Marco Aghe. Buon pomeriggio, Marco. Ciao Sara, 21 giugno è una data scelta alla perfezione, perché soltanto d'estate una volta le strade erano percorribili. Siamo qui appunto per parlare di strada sulle mura di Lucca davanti alla Casa del Boia, però non c'è da avere paura. Nella Repubblica di Lucca il Boia era sostanzialmente un funzionario disoccupato, un disoccupato di lusso. Parlare di strade significa oggi parlare di Francigena, perché proprio qui stamani è rinato come sistema unico questo percorso importante, più importante del Medioevo, come sistema unico in Toscana. Vediamo il servizio. Le fasce tricolori tutte in una volta le mura di Lucca non le avevano mai viste. Sono i sindaci delle località che segnano le tappe lungo il tratto toscano della strada più importante dell'Europa medievale, quella che gli italiani chiamavano Francigena perché portava in Francia e che i francesi chiamavano Romea perché portava a Roma. Era la strada dei mercanti che la percorrevano a cavallo e dei pellegrini che invece camminavano a piedi. Delle 40 tappe italiane, 15 si trovano in Toscana. I 380 chilometri del percorso dal passo della Cisa a Radicofani attraverso città come Lucca e Pisa, cittadine come Pontremoli e Pietrasanta e piccoli borghi come Monteriggioni e San Miniato sono stati concentrati in una passeggiata sui bastioni di Lucca per lanciare un messaggio preciso, cioè che le 15 tappe fanno parte da oggi di un percorso unitario, il primo del genere in Italia, un progetto coordinato dalla Regione Toscana che ci ha investito 16 milioni e che ha dato vita a una rete di strutture ricettive, circa 1400, a disposizione dei viaggiatori nell'arco di 1 chilometro dal percorso. Al termine della passeggiata sulle mura, l'inaugurazione ufficiale alla presenza del ministro dei beni culturali Dario Franceschini, a riprova dell'importanza strategica che il governo attribuisce all'operazione come progetto pilota in un settore in forte crescita come quello dei percorsi storici. Il turismo lento a misura di pedone, di territorio e di strada, possibilmente, come in questo caso, d'epoca. Beh, i percorsi storici come occasione di cultura, occasione di turismo e occasione di lavoro, questo ci ha detto il ministro Dario Franceschini, adesso lo sentiremo dire direttamente da lui. Da parte sua il presidente della regione, Enrico Rossi, ci ha raccontato un piccolo segreto, come è nata l'idea di questo percorso toscano della Francigena. Sentiamo. Nel decreto cultura e turismo appena approvato esiste una norma nuova, bella, che prevede che il patrimonio dello Stato che rischia di crollare o di essere svenduto, penso alle case cantoniere che tutti ricordiamo lungo le strade, alle vecchie stazioni, ai fari, altri beni demaniali, anziché essere svenduti o abbandonati, adesso con questa norma possono essere messi a disposizione di cooperative o imprese giovanili che li facciano diventare punti di supporto di questi itinerari. Credo sia davvero una cosa grossa e importante che abbiamo voluto fare. Devo riconoscere, mi fu consigliata da Prodi all'inizio della legislatura. Chiesi al presidente Prodi cosa consigliava di fare in Toscana. Disse: fate la Francigena ed è una strada che vedrete che vi darà soddisfazioni per il futuro. Siamo qui col padrone di casa, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che ha fatto appunto gli onori di casa. Perché è stata scelta Lucca? Perché Lucca era una tappa fondamentale nel percorso verso Roma. A Lucca c'era il Volto Santo, una delle icone più importanti nel Medioevo. Ricordo tra l'altro che molti regnanti del nord hanno giurato sul Volto Santo di Lucca. Quindi l'integrazione tra il nord Europa e l'Italia è un'integrazione forte dal punto di vista culturale. E la riapertura di via Francigena dovrebbe essere considerata anche come la ricostituzione di un'identità europea. È un'occasione molto forte in tal senso. Una battuta per finire, sindaco, un augurio a questa strada che è rinata oggi. Beh, questa è la partenza. L'augurio è che possa continuare, che possa rafforzarsi, che possa diventare importante come altre vie di pellegrinaggio in Europa. Bene, buon viaggio a tutti, la strada è pronta, tutti la possono percorrere. La linea è a Firenze.